L'Unione Comuni Modenesi Area Nord dà il benvenuto alla presentazione del nido d'infanzia Le Farfalle. Il nido d'infanzia Le Farfalle accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi ed è suddiviso in tre sezioni. La struttura dello spazio educativo è legata alla necessità di coniugare il bisogno di sicurezza emotiva del bambino con la sua esigenza di esplorazione e scoperta. Gli spazi sono organizzati in angoli o centri di interesse nel rispetto di obiettivi psicologici, pedagogici e sociali. La creatività, la curiosità, le emozioni, le relazioni e non ultime le esperienze in natura sono diventati importanti tasselli del nostro progetto educativo. Il nido d'infanzia Le Farfalle a settembre 2019 ha accolto i bambini e le famiglie in uno spazio tutto rinnovato, nei colori, negli ambienti e negli arredi. Proprio in questa occasione è stato dato un nome alle sezioni che rappresenti proprio questo servizio. Da un piccolo uovo posato su una foglia nasce un piccolo bruco. Il piccolo bruco, nato da un piccolo uovo, diventa una farfalla pronta a spiccare il volo. La scelta dei nomi delle tre sezioni nasce dall'idea di un piccolo in evoluzione, da bozzolo, batuffolo, a bruco, fino allo spiccare del volo di una farfalla. In questo senso, lo spazio si qualifica come un luogo differenziato, accessibile, accogliente. L'organizzazione degli spazi favorisce e sostiene i diversi linguaggi dei bambini e la qualità della relazione. La giornata al nido è scandita da routine che permettono al bambino di comprendere la scansione della giornata e di capire in che momento di essa si trova. Questo lo rassicura e gli consente di rafforzare la certezza del ritorno del genitore. La Bottega dei Pensieri è un luogo esclusivo di esplorazione naturale. Educare è soprattutto relazione, cura dei bambini e dei contesti nei quali loro vivono. Crediamo sia importante un approccio che lascia i bambini liberi di scegliere cosa fare, dove dirigere il proprio sguardo ed energia. Questo richiede all'adulto di costruire contesti che aiutino i bambini a fare da soli e a sostenere e rafforzare la capacità in loro stessi. La Bottega dei Pensieri ha questo intento, di essere uno spazio di sperimentazione scoperta per ogni bambino piccolo, medio o grande che sia. È uno spazio aperto, aperto agli elementi della fantasia. Vi si può trovare terra, sabbia, conchiglie, pigne e tutto quello che natura e fantasia suggeriscono. È un dialogo continuo tra il dentro e il fuori, manipolare, spostare, dare forma. Ognuno ha il suo modo di avvicinarsi e di rapportarsi con gli elementi della natura, in comune il desiderio di scoprire. Questo spazio è una riva a cui approdare per iniziare un nuovo viaggio di scoperta, da solo o con gli amici. Grazie ad una collaborazione tra le educatrici e i genitori è stata realizzata la cucina di fango,
che favorisce il gioco ecosostenibile per riconnettere i bambini con la natura. Il contatto diretto con gli elementi della natura ci aiuta a riprendere la relazione con le nostre emozioni e a condividerle con gli altri. L'ambiente naturale è fonte di stimolazione sensoriale e quindi la libertà di esplorare e giocare con esso attraverso i sensi è fondamentale per un sano sviluppo della vita interiore. Le esperienze sensoriali collegano il mondo esterno a quello interiore e affettivo. Il giardino si può quindi definire aula decentrata, in quanto favorisce l'esplorazione, la scoperta e l'attività motoria. Il nido si avvale di un servizio lavanderia e di una cucina interna per la preparazione dei pasti, offrendo la possibilità di rispettare i tempi di adattamento del bambino all'alimentazione collettiva. L'indipendenza di un bambino deve passare attraverso la libertà di sporcarsi, la libertà di cadere, di sbagliare, di muoversi, di inciampare. L'indipendenza di un bambino deve passare attraverso la libertà di poter fare da solo.